Campioni d'Italia, buongiorno. Buongiorno a voi, amici tifosi milanisti, amici iscritti di Milanello. Campioni d'Italia, buongiorno, buona domenica 21 agosto. Come state? Io, anche se è presto, sono già bello stanchino perché ho appena fatto una doccia, perché stamani alle 4 sono svegliato e sono andato nel bosco. Direte, a meditare? No, a cercare funghi, porcini per l'esattezza. È andata anche bene, io con un amico ne abbiamo trovato abbastanza e vediamo un po' se quest'oggi, giornata di partita, magari mi rilasserò un po' cucinandoli, visto che amo stare in mezzo ai fornelli. Allora amici, come state? Spero bene. Noi già affrontiamo una squadra un po' in fase di smobilitamento, almeno è quello che mi sembra. Atalanta sta perdendo qualche pezzo. Io ho la sensazione, l'impressione che Gasperini sia un po' alla fine di questo ciclo, ma rimane sempre una squadra tosta, superiore alla media del campionato, quindi stasera non sarà facile. Non sarà facile, anche se io ho buone sensazioni, sono convinto che stasera vinceremo, e se vinceremo in maniera rotonda, secondo me già iniziamo a mettere un po' di pressione, a dare un po' di fastidio, iniziamo già a far avere un po' paura i nostri avversari, e questo è importante, questo mi piace sinceramente. Allora amici, condivido una riflessione che facevo. L'anno scorso ero a Ischia, la scorsa estate, a casa, e feci un video in cui analizzai un po' di dati e riguardo soprattutto i gol fatti e i gol subiti. Noi l'anno scorso chiudemmo a 74 gol fatti e 41 gol subiti, arrivamo secondi rispetto all'Inter, che fece 89 gol fatti, quindi 15 gol più di noi, e 35 subiti, 6 gol meno di noi. E parlavamo e dicevamo, siamo arrivati secondi, come possiamo migliorare questa media? Come possiamo fare? Sicuramente arrivava Giroud, probabilmente aumenteranno un po' i gol, se riusciremo a prenderne meno, a subirne meno, visto che avevamo Tomori nella seconda semestre, diciamo, probabilmente possiamo migliorare queste cifre. Ora, noi abbiamo vinto il campionato poi quest'anno, migliorando queste cifre, ma non è non proprio, perché noi abbiamo fatto 69 gol rispetto ai 74, quindi 5 gol in meno, ne abbiamo subiti 10 in meno, 31 gol. Quindi da una lettura così un po' superficiale potremmo dire, in Italia è fondamentale non prendere gol, prendere meno gol possibili, e anche se ne fai un po' meno, ma se ne prendi veramente pochi, rischi di vincere. Perché l'Inter è arrivata seconda facendo 84 gol, quindi 15 più di noi, e subendone 32, quindi solo uno in più ne ha subito. Allora che indicazione viene fuori? Che sicuramente è vero, importante non prendere meno gol possibile, ma poi alla fine non importano tanto queste goleade, contano come li fai, come li suddividi. Noi se pensiamo alla seconda parte del campionato, abbiamo vinto di misura spesso 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Poi abbiamo fatto anche qualche goleada, i 3 gol col Verona, i 3 gol col Sassuolo, per carità, però 1-0, 2-1, quindi è importante come li fai, come li dosi. Ora, noi cosa ci dobbiamo aspettare quest'anno? Mi sembra evidente che la potenza nell'avantreno è più elevata, cioè noi rispetto all'anno scorso abbiamo in dote dei giocatori che partecipano di più alle occasioni da gol, assist e gol.
abbiamo un Rebic che avevamo anche l'anno scorso, sembra partito col piede veramente giusto quest'anno. Lasciamo fare questa doppietta, ma l'avevamo visto tutti nel precampionato. Giroud è stato un giocatore che è andato in doppia cifra a quell'età, al primo anno del campionato italiano, ottimo. Quest'anno teoricamente potrebbe fare anche meglio, dico teoricamente perché secondo me avrà meno minutaggio Giroud, forse non per demeriti propri, ma perché la concorrenza quest'anno è più agguerrita. Quest'anno abbiamo Origi, un centravanti di caratura internazionale, io sono molto fiducioso su di lui. È chiaro che ci sono tante variabili, perché poi abbiamo un De Ketelaer che l'anno scorso è stato il proprio capocannoniere della squadra del Bruges, e quindi anche lui può portare gol. Abbiamo un Leao che è in fase crescente, è andato in doppia cifra anche lui, può darsi che aumenti. Quindi diciamo che la potenza dell'attacco sicuramente è aumentata. Che dire dietro? Dietro bene o male i titolari sono rimasti quelli. La mia paura è che legata a questo, che la coperta è un pochino corta secondo me, cioè un giocatore diciamo su cui fare affidamento anche come riserva, ma ci vuole un centrale. E poi io ho un po' di timore di queste 22 partite nel giro di due mesi, poco più, insomma, queste, cioè io ho paura che giocando ogni tre giorni come saremo costretti a fare, non noi tutti, gli infortuni ahimè potrebbero salire un po', e l'impressione che ho io è che noi a regime siamo una squadra veramente tosta, solida, un bel gruppo, secondo me siamo i favoriti per il campionato, però a regime là davanti abbiamo anche possibilità di far rifiatare qualcuno, far giocare la seconda linea che è più o meno all'altezza della prima in varie circostanze, ma là dietro no, a centrocampo ni, cioè anzi anche a centrocampo siamo un po' corti. Quindi la mia paura è quello che nel momento in cui, malauguratamente, però va messo in conto, ti manca una pedina, perché sarà stressante fisicamente, muscolarmente, a livello di articolazioni, e lì ci sarà qualche problemino. Però le variabili sono tante, perché due anni fa abbiamo avuto anche molti rigori, l'anno scorso pochissimi, quest'anno già ne abbiamo avuto uno la prima giornata, vediamo come andrà. Noi le occasioni le creiamo tante, in area noi ci arriviamo molto, noi tiri da fuori se ne fa pochissimi, lo sapete, se entra in area, contropiedi, azione, fraseggio, teoricamente ce le andiamo a cercare un po' questi rigori, poi vediamo se ce li danno, se non ce li danno. Però quello che mi sembra di capire è che l'atteggiamento del Milan sia ancora una volta sempre pressing alto, attaccare, attaccare, attaccare. Se questo ci potrà portare a essere un po' carenti dietro, pace, cioè anche alla prima partita del campionato, avete visto amici, cioè si è preso questi due gol evitabilissimi, però ne abbiamo fatti quattro. Non può andare sempre così, però è chiaro che se attacchiamo, pressiamo alto e quant'altro, le occasioni da gol arrivano, e noi quest'anno, più dell'anno scorso, abbiamo elementi che la possano buttare dentro. E se poi qualcosa scappa a fase difensiva, pace, speriamo sempre di farne uno più degli altri. Stasera sarà una partita contro una squadra quadrata, l'Atalanta, anche se ha un po' smobilitato, se ha venduto qualcuno, gli manca qualche pezzo, ora anche Malinowski, io non capisco cosa sia successo, non so cosa è successo sinceramente, però uno come un giocatore come Malinowski farebbe gol a tanti, lo sapete, no, dell'amicizia con Sheva, e a volte se ne è parlato di lui l'ha allenato in nazionale,
lui ne parla molto bene. A parte è un bel tocco di palla, è un gran sinistro, ricordiamoci il gol che fece alla Juve l'anno scorso. Stasera non ci sarà e noi dobbiamo sfruttarlo. Mettiamo il muso avanti, andiamo avanti con gli scontri diretti, impattiamo forte, diamo un'impronta grande al campionato, siamo quella che ha il primo scontro un po' difficile, dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti per chi ancora non lo sapesse, dobbiamo mettere pressione agli altri, dobbiamo far vedere che noi ci sia questo ritmo, noi si incontra un avversario, si esprime il nostro gioco, si vince e si va avanti, uniti, compatti, mai una bizza, mai una storia. Non ci sta bene certi atteggiamenti come la famiglia di Mancini, da noi non succedano cose tipo la mamma di Rabiot, cose di questo tipo, che non fanno bene neanche lo spogliatoio. È chiaro, quando non ci sono i parametri, noi si manda via la gente a zero. Lo so, non è che questo mi faccia impazzire di gioia, soprattutto quando ci troviamo a 9 giorni a fine del mercato e ci mancano ancora 2 pedine. Io mi rattrista un po', mi preoccupa questa cosa, perché è evidente che abbiamo il freno a mano tirato da parte della proprietà e io ho dei seri dubbi, ne parlavo ieri con Andrea, che questo trend cambi anche con il closing e con Red Bird. Spero di sbagliarmi, ma l'impressione è che Cardinale sia solo un elemento messo lì per evitare altri problemi, magari poi ne parleremo. Amici, comunque oggi rilassiamoci, godiamoci questa domenica di sole, spero che anche su da voi, dovunque voi siate, sia una bella domenica e stasera tutti davanti alla televisione a sostenere i nostri ragazzi e a prenderci questa prima sfida difficile del campionato. Forza Milan e non dimentichiamoci mai che siamo i campioni d'Italia. A presto ragazzi.